Amici 20. Il dramma di San Giovanni. Parla la madre. San Giovanni è uno dei cantanti più amati di questa edizione di Amici. Si tratta di uno dei preferiti per la vittoria e durante il suo percorso nel talent ha instaurato una relazione con Giulia Stabile. Ma ecco chi è veramente San Giovanni, raccontato direttamente da sua mamma. San Giovanni, il cui vero nome è Giovanni Pietro Damian, è molto diverso da come appare davanti allo schermo. Se ad Amici abbiamo visto un ragazzo allegro e a volte anche spensierato, la madre Lidia, ai microfoni di Di Più, ha svelato alcuni retroscena su suo figlio. Intervistata dal giornale, Lidia ha spiegato che la musica è stata per San Giovanni, sempre, una valvola di sfogo. Quando andava alle medie, infatti, soffriva molto, soprattutto a causa dei professori, che non riuscivano a capirlo e non lo facevano sentire a suo agio. Giovanni stava sempre male, ed anche i suoi genitori. Per tale ragione, si è anche deciso di fargli cambiare istituto scolastico. In un periodo così complicato, San Giovanni ha trovato conforto nella musica. Aveva occasione di riversare i suoi pensieri, scrivendo canzoni, e questo l'ha portato a sfogarsi e migliorare. Secondo Lidia, ad aver penalizzato il ragazzo negli anni della scuola è stata la sua intelligenza, fuori dalla media. Giovanni era in grado di capire tutto al volo e di memorizzare anche le pagine dei libri senza troppi sforzi. Inoltre, era molto estroverso e spesso voleva instaurare un dialogo con gli adulti. Queste attitudini avrebbero portato, secondo Lidia, i professori a credere che San Giovanni avrebbe fatto una brutta fine. In ogni caso, ora, anche secondo la mamma di Giovanni, questo periodo è passato. È anche la grande sensibilità del ragazzo a portarlo a soffrire di più, per qualsiasi cosa gli venga detta. Lidia si è anche lasciata andare ad alcune confessioni sulla vita privata di San Giovanni. Quest'ultimo era entrato nel programma fidanzato, ma successivamente si è innamorato della ballerina Giulia. I due al momento stanno ancora insieme. Lidia ha raccontato che, prima di entrare nel programma, Giovanni aveva una relazione con una ragazza di nome Margherita. La mamma del cantante ha spiegato che si trattava di una bravissima ragazza e che loro erano felici di questa relazione. Il fatto che dovessero stare a distanza per via della permanenza di Giovanni a Roma, per Amici, li ha fatti allontanare molto, già prima che sbocciasse l'amore con Giulia. Lidia ha spiegato che San Giovanni è felicissimo della sua storia d'amore con la ballerina e dal telefono le dice sempre che si tratta di una persona molto dolce. La mamma del cantante è andata però con i piedi di piombo e ha precisato che non sa se questa relazione sarà duratura. I due potrebbero dirsi addio anche dopo la trasmissione, ma Lidia non si è detta interessata a questo aspetto. La mamma di Giovanni desidera soltanto che suo figlio sia felice e faccia ciò che vuole. E Lidia lo vede davvero al settimo cielo, in compagnia di Giulia. Infine, la signora è convinta che questo disco d'oro, appena vinto da San Giovanni, sia soltanto l'inizio di una lunga e fortunata carriera. Voi, che cosa ne pensate? Vi piace San Giovanni? E credete che potrebbe anche arrivare alla vittoria del programma? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.